finalmente possiamo dire mercato chiuso del tutto, penso di sì per quanto riguarda la Juve, ma facciamo un passo alla volta. Ieri ho fatto ovviamente la live reaction sull'altra piattaforma di Juve Spezia. Oggi si è concluso il mercato con l'ultima notizia poi di Zaccaria che va in prestito con diritto di riscatto al Chelsea. Una cosa alla volta, Juventus Spezia, è stata un'altra partita brutta, fatto gol, ci siamo di nuovo chiusi, ma non è quella la cosa che mi fa sempre un po' rabbia, è la gestione della palla, la qualità, il non voler andare a chiudere la partita, il creare pochissimo, avere veramente poche idee, soprattutto negli ultimi 30 metri, qualche schemuccio, qualcosa, e io non do la maggior parte della responsabilità è dell'allenatore, perché quelle cose le deve preparare l'allenatore, ovviamente staff. Ma ci sono anche dei giocatori che in campo fanno un po' pena in questo momento. Con tutto il rispetto massimo possibile di questa terra a Cuadrado, che da 2 o 3 mesi della fine del campionato dell'anno scorso, l'inizio di questo non sta benissimo, ma sappiamo quello che ci ha dato e quello che magari può tornare a dare con Di Maria titolare, lui che può subentrare o che possa diventare davvero uno spaccapartite se anche fisicamente si mettesse a posto. Ma quello che non capisco è il fatto che Keane giochi nella Juve e stia in campo titolare nella Juve con quella maglia in quello stadio. È veramente qualcosa di incredibile. Palmadora ancora una volta, Miretti che ha giocato meno bene, con meno continuità bene della Roma, ma io ripeto come ho detto ieri, io lo metterei in una teca, non do né giudizi superlativi né giudizi troppo insufficienti perché non merita questo, anzi per come sta prendendo il centrocampo della Juve, per l'età che ha, per il tipo di partite, per le difficoltà che ci sono ancora in campo, Miretti anche ieri secondo me è stato tra i migliori in campo. Detto ciò, io non posso fare altrimenti che dire abbiamo fatto 3 punti d'oro, 3 punti d'oro perché per me la partita si stava mettendo male, è entrato Milik bene, ha fatto un gol grandioso e Milik non è uno sprovveduto come acquisto, però possibile che non abbiamo nessuna trama di gioco in fase offensiva, facciamo le solite cose lineari, con la Roma ci siamo mossi senza palla, Miretti andava tra le linee ed è stato sempre Miretti a creare qualcosa. Quando si muove senza palla, tutti fermi ad aspettare sempre la palla sui piedi. Secondo me Locatelli è ancora in difficoltà. Continuiamo a dire che sa fare la mezzala e non davanti alla difesa. Per me non è un grande giocatore, non è quello che ci poteva fare e ci fa fare il salto di qualità. Infatti la Juve secondo me è andata a prendere un grande giocatore che è Paredes, un grandissimo giocatore che è Pogba. Evidentemente tutta questa fiducia, forse tutta per Locatelli non c'è da parte dell'allenatore della società. Poi guai, sempre pronto a, come feci con Chiesa, a dire ah, ho sbagliato, magari per me Locatelli non è un giocatore di grandissimo livello. Detto questo, non possiamo giocare in questa maniera. Non abbiamo subito nulla, perché possiamo dire pure che abbiamo preso già meno gol dell'anno scorso, subiamo meno in porta, anzi aveva ragione Allegri quando diceva che ha rischiato più di farci gol il Sassuolo, abbiamo vinto 3-0, però questo non conta. Il gioco della squadra è farraginoso, è lento, di poche idee. Quando troviamo una squadra che si chiude, abbiamo problemi a creare gioco. Perché? Perché manca qualità tra le linee, togliamo sempre Miretti, perché chi abbiamo sugli esterni in questo momento non è in forma. Infatti poi comunque quando sono entrati Di Maria, che è entrato secondo me soprattutto per mettere minuti nelle gambe, correre diciamo più o meno ad un ritmo partita, ma ha fatto bene diciamo a controllarsi, perché i campioni sanno anche giudicare il proprio corpo. Kostić è entrato bene, si è mosso un po' di più anche tagliando verso il campo, però sui terzini siamo veramente, abbiamo una falla incredibile soprattutto a sinistra. Ieri anche De Ciglio male, benissimo Bremer, bene Gatti, Danilo così e così, anche lui si deve riprendere una forma migliore, ha sbagliato un gol abbastanza facile. Abbiamo tirato, ma abbiamo tirato con poca convinzione. Dusan ha fatto un altro gran gol, deve ancora tenere di più palla su. Quando gli si dà la palla addosso, perde troppi palloni di spalla alla porta. Milik già si muove di spalla alla porta diversamente, ha fatto un gol che ci ha ricordato il Pipita. Ma è un ragazzo che fa gol e sa giocare a calcio, io lo dico. Avrei preferito Depay, però chissà. Vedremo cosa succederà con Milik, perché ora c'è Firenze, rientrerà comunque Di Maria, poi c'è PSG.
tra poco rientrerà Pogba, abbiamo Paredes ed è finito anche il mercato. Per me è un mercato da 7, per me è un mercato da 7 perché non puoi fare tutto. Come dico sempre, negli ultimi 3 anni abbiamo avuto errori di gestione, di scelte, di stipendi dati altissimi, di lungaggine di rosa, di scelte un po' scellerate, possiamo dirlo tranquillamente, perché ripeto, non si è a priori a favore o contro, ma si può essere critici sempre in maniera tranquilla. I giocatori che sono arrivati, partiamo dal basso tra virgolette come livello: Cambiaso, Gatti, Bremer, Di Maria, Pogba, Paredes, Kostic. Credo che a qualità dei giocatori la Juve abbia fatto un grande mercato. Certo, ci sono dei ruoli come il centrale difensivo di Piede Mancino, il terzino sinistro, e secondo me ci voleva un altro al posto di Kane, che non è stato facile. Magari era quello proprio il Depay che poteva occupare sia la zona centrale, come dice Vlahovic, e sia all'esterno al posto di Kane, perché Kane a me mi fa rabbrividire veramente la decidete voi la parola. Perciò secondo me, e poi c'è stato le uscite di De Ligt, i parametri zero che conosciamo tutti che sono andati via, e ora è andato via Zach. Io Zach l'avrei tenuto, però questo è un parere mio, perché secondo me può fare molto meglio di Fagioli anche dal punto di vista fisico. Bastava soltanto mentalizzarlo, perché secondo me ormai lui era un po' di testa fuori dalla Juve, si vedeva dalla faccia a volte di qualche, quando la telecamera lo beccava aveva la faccia un po' stufa, un po' stanco, perché la Juve le ha detto qualcosa o perché ha capito che non aveva la titolarità quasi inamovibile. Però sicuramente non è Fagioli, sicuramente a livello europeo Fagioli non ha la qualità di Miretti, che è quella di guardare subito il campo, uno che c'ha più la testa a terra, non la qualità tecnica che non si discute nemmeno di Fagioli. La Juve ha fatto questa scelta e noi dobbiamo stare con la Juve. La Juve ha fatto un mercato, possiamo dire, intelligente, vediamo quanto intelligente dal punto di vista dei risultati sportivi. Io sono contento, di Zaccaria non me l'aspettavo, e forse ha spinto lui ad andare via, se non restava anche lui, perché ora c'è anche un posto libero in lista. Detto ciò, io sono contento perché comunque abbiamo portato a casa giocatori di qualità, di gamba. Spero che anche questa uscita di Zaccaria, che ci siano notizie confortanti dal punto di vista del ginocchio di Pogba, che magari li recupera tra pochissimo, e perciò diciamo sono fiduciosi di avere una tenuta ben lunga per quanto riguarda Pogba. Però aspettiamo, perché abbiamo fatto qualcosa di importante. Ripeto, mi sarei aspettato un terzino sinistro, miracolo vuole, qualche svincolato tipo Marcelo a zero, e lo prendo subito almeno per la gestione della palla, che non gli tremano le palle, non gli tremano i piedi, e sa gestire la palla. Sicuramente non può fare ancora 10 volte 100 metri per andare sulla bandierina e metterla al centro, ma sicuramente sa uscire palla al piede, sta tenera, non gli brucia la palla tra i piedi. Perciò io sono contento del mercato, sono contento perché, ripeto, dobbiamo sempre sapere da dove siamo partiti. Siamo partiti da una rosa costruita male, non logica, con tantissimi soldi secondo me sprecati. Arthur è l'altro esempio, che oggi è andato in prestito a Liverpool. Piccola chiosa su Arthur: a me mi ha deluso tantissimo, perché ci tenevo tanto quando è arrivato alla Juve e ci ho sperato tanto. Non mi piace chi insulta, e come dico sempre, non mi piacciono le vedove. Non ha dimostrato il suo valore alla Juve, per motivi tattici, per motivi personali, per motivi caratteriali, perché voleva rimanere a Barcellona, non voleva venire alla Juve, questo noi non lo sapremo mai. Però sicuramente non è un giocatore scarso, e anche se l'ultimo giorno, alle ultime ore di mercato, Klopp, perché lì gli allenatori fanno anche i manager, ha deciso comunque di puntare, in caso ci fosse bisogno, anche di Arthur, vuol dire che diciamo ha ancora una buona mediaticità dal punto di vista del calciatore. Gli stipendi li pagano entrambi, se non sbaglio parecchio, quello di Arthur in Liverpool soprattutto, quello di Zach tutto il Chelsea. Perciò efficientamente economico, le parole di arriva bene. Credo che l'abbia fatto, abbia fatto un mercato intelligente. I giocatori che sono arrivati sono forti, indubbiamente. Ora tocca al mister metterli in campo in una maniera più logica possibile, e per vedere qualche trama di giochi in più, e non lasciare soltanto al singolo le proprie idee, perché il singolo che può lasciare la propria idea in attacco può essere soltanto Di Maria. Gli altri hanno bisogno un po' di essere guidati, di fare qualche schema diverso, soprattutto quando le squadre si chiudono a riccio davanti all'aria, che poi lo spezza per una frazione di tempo, del primo tempo soprattutto ci ha palleggiato, possiamo dire, in faccia. Ma quando andiamo a ridosso dell'area di rigore con le squadre chiuse, dobbiamo avere un po' più di qualità, dobbiamo provare un po' il tiro da fuori aria, fare qualche 1-2 vicino l'aria, muoversi di più senza palla. Questo è quello che vedo io sempre da tifoso, da sedia in questo momento, da divano, quando guardo la partita.
Perciò io quello che voglio dire, stiamo sempre dietro la squadra. Rabiot anche ieri una partita buona, ma sento ancora, ripeto, non mi piace chi dà patente di tifo. Per me Rabiot è un ottimo giocatore che ovunque va e tutti gli allenatori lo farebbero giocare titolare. Ci sarà un motivo che sicuramente io non conosco, perché ripeto, sono un tifoso da divano, non mi permetterò mai di dire non sei juventino se, non sei juventino se, sei juventino se, credi a quello che dico io, tu non sei juventino perché non ti piace quello e così via. De professore ne abbiamo piene le palle, soprattutto perché evidentemente di calcio, di quello giocato, sanno veramente zero. Il problema è solo quello, che io gli altri sport leggo, e leggo soprattutto commenti di chi è stato in campo, di chi ha giocato, chi è stato a grandi livelli. Nel calcio parliamo tutti, da me il primo, che sicuramente non ho diciamo la patente magari per poter parlare di calcio, mentre altri sicuramente sì, ho soltanto da apprendere, questo senza dubbio. Quello che voglio dire, ora stiamo dietro la squadra, i risultati sono importanti anche quando non giochiamo bene, sperando che la rosa il prima possibile si ritrovi tutta insieme. Perciò puoi anche scegliere il tuo allenatore, perciò per avere ancora meno alibi possibili, già non ne hai, mister, quest'anno alibi già non ne hai. Se la rosa ritorna al completo, via tutti gli infortuni, perché anche oggi Bonucci si è allenato interamente con il gruppo, alibi zero, porta zero. Perciò noi non aspettiamo altro che essere, io parlo per me, di essere competitivi per poter vincere, per cercare di giocarsela con tutti. Poi il campo sarà, come dico sempre, il giudice supremo. Questo è quello che c'ho da dirvi di questa giornata tra ieri sera e oggi, la chiusura del mercato un po' frenetica. Io vi voglio bene, iscrivetevi al canale, fino alla fine Forza Juve e la mia reaction sulla piattaforma Viola. Ciao a tutti, lascio il link nel primo commento e seguitemi anche di là. Ciao a tutti, un abbraccio e buona serata.